manifestazione in Italia dello sciopero dei migranti. Precisiamo che lo sciopero dei migranti è una giornata meticcia con migranti e cittadini italiani. Volevo dare il benvenuto e spiegarvi un attimo le ragioni di questa giornata. Noi abbiamo deciso oggi di dar voce ai migranti, di dar voce alla categoria più debole, la categoria più colpita, soprattutto in seguito al clima di discriminazione, il clima di razzismo, ma anche all'invisibilità istituzionale in cui vive il nostro paese e in particolar modo la categoria dei migranti. Abbiamo deciso di stare qui per dire no alla legge Bossi-Fini, per dire no al pacchetto sicurezza, per dire no contro il razzismo e soprattutto per una piena cittadinanza. Grazie. Adesso noi iniziamo questa giornata di convivenza civile, una manifestazione non violenta. Avremo il microfono aperto e abbiamo anche la possibilità di avere degli interventi programmati. Vi pregherei per tutti quelli, soprattutto per quelli che avevano già prenotato in precedenza il loro intervento, di rivolgere di rivolgersi a Brass, che è qui, quindi lo cercate, potete prenotarvi. Da questo momento fino alle 16.30 avremo un'iniziativa che si chiama Microfono Aperto, per dar voce giusto a chi ha deciso di stare in questa piazza, a chi ha deciso di stare con noi, a chi a suo rischio e anche con tutte le difficoltà che esistono ha lasciato il suo posto di lavoro appunto per condividere le nostre motivazioni, per condividere questa nostra lotta. E dalle 16.30 in poi ci saranno interventi programmati. Vi invito tutti a poter partecipare attivamente, a poter godervi questa giornata, soprattutto a farvi sentire più siamo meglio è, la nostra voce per dire no a tutto quel clima di discriminazione, soprattutto sulla comunità, la comunità dei migranti. Diciamo tutti insieme no, no al pacchetto sicurezza, no alla legge Bossi-Fini, no al razzismo e sì per una cittadinanza piena. Io posso finalmente dire anch'io da questo palco I have a dream, come disse Martin Luther King. Non è una montagna, ma da qui la voce si può sentire forte lo stesso.